Tipiche della pediatra guru sono le opere d'arte nello studio, il pregio dei dettagli, i tappeti persiani, le tende di velluto. Tutto messo lì per farti capire quanto è costato quell'arredamento e di quanti soldi la pediatra deve rientrare. Bisogna mettersi in ascolto. Sembra la cosa più difficile, ma se ci pensate è anche la cosa più semplice. La pediatra guru dice cose elementari a cui non avevi mai pensato. Non dormire, non mangiare, forse è il suo unico modo per farsi sentire. E tu piangi. Non si sa se perché commosso dalla semplicità e dalla forza di quelle parole, o se dal costo della visita che inizi a immaginare. Mi scusi, non so perché mi viene da piangere. Adesso farò quelle facce assurde che si fanno quando ci si trattiene per non piangere. Non si preoccupi. Grazie. Posso? Scusi. Sono passati solo 3 mesi e la sensazione è che mio marito non mi veda più. Per qualche motivo psicanalitico, davanti alla pediatra guru, vengono fuori cose che a casa non emergono. Ormai è come se fosse una funzione per lui. Mi sembra di essere soltanto la madre dei suoi figli. Beh, la verità è che io non sono all'altezza. Neanche io mi sento all'altezza. Io sono una merda, Sì. Forse dovreste fare lo sforzo di mettervi uno nei panni dell'altro. E poi dovete cercare di stare più tempo con il piccolo. Ma come si fa? Con il lavoro di Nicola, anch'io tra poco dovrò riprendere a lavorare. Poi succede che la pediatra guru fa un salto nell'iperuranio. No, il lavoro no. Inventatevi qualcosa e il lavoro aspetta. Ma in che senso? Non avete una rendita, non so, una casa da affittare al mare, in montagna?